ci conosciamo più o meno da una trentina d'anni, forse, non lo so, 25. Quasi, sì, più o meno, sì. Diciamo, no? Dal perché... 93, quindi... Esatto, esatto. Io ero a Matera quando Massimo è arrivato ad allenare le donne, perché tu l'anno prima eri ad Agrigento, corretto? No, beh, prima di tutto noi ci siamo conosciuti che tu eri all'ospedale, mi ricordo a Modena che avevi fatto un intervento, tanto per cambiare ci siamo conosciuti che sono venuto a trovare a Modena che avevi fatto un interventino in ginocchio, diciamo che è stato quello. No, io prima di passare alle ragazze avevo finito a Spoleto, ero stato esonerato l'anno prima da Spoleto, dopo poche giornate di campionato. E dopo vi la fortuna che Michele Ugo, allora general manager, team manager, direttore, tutto di Matera, e mi chiamò, e quella fu per me un'occasione grandissima. Io dico sempre, ho avuto la fortuna di mettere alla prova a Matera le cose che avevo imparato da secondo allenatore a Modena, nel senso che ho lavorato a Modena con una grandissima squadra, una grande società, una città che viveva di pallavolo, e mi sono trovato, avuto la fortuna dopo 2 o 3 anni di poter vivere la stessa situazione in pratica, grandi giocatrici, grande staff, grande città incredibile, società in crescita, e l'ho potuta vivere da primo allenatore, quindi secondo me è stata una fortuna grandissima per me. Tu sei l'allenatore che io ho avuto per più anni, perché tre anni a Matera e poi 3 anni a Perugia, anche se poi quando ci troviamo a parlare praticamente proviamo a ricordare gli episodi, sembra siamo stati insieme 3 mesi o 6 mesi, perché stranamente ogni partita io non c'ero mai per un motivo o per l'altro. sì, qualche cosina, perché così si vedono delle foto che sei vestita in modo diverso qualche volta, però c'eri sempre stato. Assolutamente. Sì, no, è fantastico. Tu sei veramente partito da Matera. Sì, certo è che avevi una squadra all'epoca che per quel momento probabilmente era una squadra molto molto forte, però la grande capacità che tu hai avuto, Massimo, secondo me nel corso degli anni, perché poi dopo da Matera tu sei passato a Roma, sei andato poi a Perugia, hai sempre gestito delle squadre con delle atlete un po' adulte, cioè grandicelle, nel senso formate e a un certo punto anche, e per certi versi anche forti. Quindi... No, forti, si può dire, molto forti. Ma io penso che la fortuna di allenatore sia quella, perché c'è un bel da dire. Io non lo dico per falsa modestia, ma lo dico perché assolutamente, se uno non c'ha una squadra forte, si può inventare quello che vuole. Poi secondo me noi abbiamo vinto, a Matera sì, ecco, Matera probabilmente eravamo più forti, però a me è capitato di vincere tante altre volte dove forse non eravamo la squadra più forte sulla carta, però era una squadra forte, avevo sempre avuto, penso 90% delle volte ho avuto giocatrici molto forti, ho avuto la fortuna veramente di allenare tantissime, sia dal punto di vista di squadra che dal punto di vista individuale, veramente il meglio del meglio penso di aver avuto, poi purtroppo non tutte, però io sono stato molto fortunato e penso che veramente noi allenatori dobbiamo avere l'umiltà di capire che noi dipendiamo da quello. Poi ovvio, sono tante le squadre forti, sono tante le squadre con le giocatrici forti, è ovvio che l'allenatore deve mettere qualcosa di suo per fare la differenza.